sempre a litigare con mia moglie. Mi dice quel che ho son cianfrusaglie, con la busta paga miserella, di certo non può far la vita bella. Lei si abbatte presto, poverina, mi dice guarda invece la vicina, tutti i giorni quella può pagar una parrucchiera per farsi pettinar. Ma chi l'ha detto che l'uomo in casa sua comanda, che le sue donne le manda a lavorar? Ma chi l'ha detto che l'uomo in casa sua è padrone, per tradizione non deve faticar? Ma chi l'ha detto che l'uomo in casa sua comanda, maneggia i soldi e dispone a suo piacere? Chi le ha dette queste cose è proprio matto, chi crede a questo non c'è più tutto. Se una donna tu la porti sull'altare, il giorno dopo non la puoi più comandare. Segue poi la lite con mia figlia, che sogna le pellicce e poi si sveglia, di spiegarle ormai non ho più voglia, che se dà troppo peso ai soldi sbaglia. Ma non vuol sentire più ragioni, ormai non vede altro che centoni. Seriamente penso di scappar, di lasciarle sole tra loro a litigar. Ma chi l'ha detto che l'uomo in casa sua comanda, che le sue donne le manda a lavorar? Ma chi l'ha detto che l'uomo in casa sua è padrone, per tradizione non deve faticar? Ma chi l'ha detto che l'uomo in casa sua comanda, maneggia i soldi e dispone a suo piacere? Chi le ha dette queste cose è proprio matto, chi crede a questo non c'è più tutto. Se una donna tu la porti sull'altare, il giorno dopo non la puoi più comandare. Sono tristemente rassegnato, un miagolio si è fatto il mio ruggito. Cerco sempre di non contraddire, o almeno tento di tergiversare. Se mi chiedono soldi dico amore, l'amore mio per te è più gran valore. Devi averne cura perché sai, se lo spendi tutto null'altro mai avrai. Casa sua comanda.